Ciao a tutti, io sono Sasha Rizzo e oggi vi parlerò di un argomento che è fondamentale per l'economia e ovviamente importantissimo anche per noi trader. Questo argomento è relativo ai tassi di interesse delle banche centrali, i quali sono fondamentali per capire al meglio il funzionamento dell'economia e soprattutto per capire anche come si muovono i valori delle valute. Il motivo principale per cui i tassi di interesse sono fondamentali per l'economia è che tramite i tassi di interesse delle banche centrali, appunto, le banche centrali influenzano, o meglio, possono influenzare il valore delle valute. Quindi cosa possono fare? Possono incrementare o decrementare, per esempio, il tasso di inflazione, o meglio, possono influenzare l'incremento o il decremento del tasso di inflazione. Se noi siamo, per esempio, investitori o trader o comunque in generale appassionati di economia, ci interessiamo quindi alle dinamiche, a quello che può succedere. Se noi conosciamo l'obiettivo a livello di inflazione fissato da una banca centrale, e solitamente per le economie sviluppate è il 2%, come per esempio per la Banca Centrale Europea, allora in questo caso, se noi sappiamo il target prefissato e poi guardiamo i dati macroeconomici e scopriamo in un dato periodo quant'è il tasso di inflazione, potremo prevedere, tra virgolette, quali potrebbero essere le politiche in merito ai tassi di interesse delle banche centrali. Quindi, per capire meglio, nel caso in cui la BCE avesse, per esempio, un tasso di inflazione molto alto, non è così, ma nel caso, supponiamo, fosse così, per la BCE sarà conveniente alzare i tassi di interesse così da alzare il costo del denaro, e ora spiegherò meglio anche questa dinamica, così da aumentare il valore della propria valuta e di conseguenza raggiungere il target prefissato. Ora, credo sia importante sottolineare il fatto che una modifica però dei tassi di interesse ovviamente non avrà un effetto immediato, tuttavia è importante tenerne conto perché influenzerà comunque sostanzialmente i trend di lungo termine. I tassi di interesse influenzano il costo del denaro, tuttavia per capire meglio questa dinamica bisogna entrare un po' più nel vivo del discorso. E andare un pochettino anche ad analizzare la parte più complessa, tra virgolette, di questo tema, che è il fatto che esiste un mercato interbancario, nel senso che le banche di tutti i livelli, quindi sia le banche centrali che le banche, per capirci, normali, come può essere una banca popolare, si prestano denaro tra di loro. Quindi avremo delle banche che avranno un surplus di liquidità, quindi avranno liquidità in eccesso, che presteranno i soldi alle banche che hanno liquidità in difetto, oppure si può dire anche in deficit. Se le banche si prestano i soldi, e questa cosa riguarda tutte le banche, è ovvio che riguarderà anche le banche centrali. Ora, come tutti penso sappiate, un prestito non può essere gratuito, un prestito ha bisogno di un tasso di interesse, altrimenti il creditore non presterà mai dei soldi. Quindi questo tasso di interesse lo utilizzano anche le banche centrali e questo è ciò che influenza il costo del denaro, nel senso che se una banca centrale aumenta i tassi di interesse, aumenta il costo del denaro. Quindi il costo del denaro, con il suo aumento, determina sostanzialmente anche l'aumento del valore della valuta stessa. Esistono i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale, marginale e sui depositi. Il principale, quindi i tassi di rifinanziamento sulle operazioni principali, riguardano prestiti della durata di una settimana e hanno il tasso per la BCE pari al 0%. Invece le operazioni di rifinanziamento marginali hanno un tasso pari allo 0,25% e rappresentano sostanzialmente quei prestiti fatti alle banche, dalle banche centrali, di scadenza, o meglio di durata pari a un giorno. E infine ci sono i tassi sui depositi che per la Banca Centrale Europea sono pari al meno 0,5% e questi tassi sono negativi in quanto la Banca Centrale Europea vuole sostanzialmente disincentivare il deposito presso di se stessa di questa liquidità, ma preferisce che le banche in surplus, diciamo, reinvestano la liquidità nei soggetti in deficit in sostanza. Vorrei sottolineare però l'elemento fondamentale dei tassi di interesse, ossia la cosa che più può aiutarci a comprendere i trend di lungo periodo, in un certo senso, delle valute e quindi di conseguenza comunque anche di ciò che si riflette poi nei mercati finanziari e dell'economia in generale proprio. Allora, l'elemento fondamentale da tenere in considerazione è che a un aumento dei tassi di interesse aumenta il valore della valuta in questione e viceversa. E questo è fondamentale da tenere in considerazione perché influenza proprio il valore delle nostre valute, quindi i soldi con cui noi andiamo a fare un qualunque acquisto è influenzato da queste dinamiche, quindi ha proprio una importanza
estrema questo fatto, questo elemento, in quanto riguarda proprio tutte le persone, riguarda dal trader al normale cittadino che non sa nulla di mercati finanziari. Ed è importante ovviamente anche per noi che utilizziamo la price action, quindi non stiamo tutto il giorno, o meglio, non guardiamo sostanzialmente mai le news, le notizie, non stiamo a cercare la notizia che ci faccia guadagnare miliardi. Noi studiamo il prezzo, studiamo il grafico, quindi prendiamo decisioni di investimento solo sulla base dei grafici, sostanzialmente dei movimenti di prezzo e basta. Quindi non stiamo a ricercare la dichiarazione del governatore della Banca Centrale Europea, e non stiamo a ricercare le dichiarazioni della Fed, non stiamo a ricercare nessun tipo di news. Tuttavia, teniamo comunque presente il fatto che esistono i tassi di interesse, sappiamo che possono influenzare i mercati, noi siamo coscienti che i tassi di interesse possono comunque determinare o invertire sostanzialmente un trend di lungo periodo. Quindi penso sia fondamentale comunque sia tenerne conto proprio in generale. Con questo direi che è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che possa in qualche modo esservi utile anche per avere una migliore comprensione del mondo che ci circonda proprio a livello economico. E in ogni caso vi auguro buon proseguimento, ciao a tutti!